La verità di Fatima, la sconvolgente prima apparizione dell'angelo della pace. Molti di voi conoscono benissimo la storia dei tre pastorelli di Fatima e delle apparizioni che ebbero della Madonna, che donò loro un segreto, poi diviso in tre parti di cui conosciamo ormai da anni il contenuto. Però pochi di voi sanno che Lucia, Francesco e Giacinta, prima di vedere la madre di Gesù, ebbero tre visioni di un angelo, che poi sarà nominato l'angelo del Portogallo o anche detto angelo della pace. Qui descriviamo quello che Suor Lucia disse della prima apparizione, come apparve loro l'angelo e quello che chiese di recitare come preghiera. E inoltre disse loro che i cuori di Gesù e di Maria erano molto attenti alle loro richieste. Qui descriviamo la prima apparizione. Queste apparizioni sono importanti perché Dio ha voluto preparare i bambini alla venuta della Madonna con un messaggero che pian piano facesse capire ai tre pastorelli che la loro vita sarebbe diventata straordinaria non solo per loro ma per il mondo intero. Prima apparizione dell'angelo. La prima apparizione dell'angelo avvenne nella primavera estate del 1916 in una piccola grotta del colle del Cabeco, vicino ad Aljustrel. Suor Lucia raccontò in questo modo l'evento. Giocavamo da qualche tempo ed ecco che un vento forte scuote le piante e ci fa sollevare lo sguardo per vedere che cosa succedeva, perché la giornata era serena. Allora cominciamo a vedere ad una certa distanza, sulle piante che si stendevano in direzione di oriente, una luce più bianca della neve, con l'aspetto di un giovane trasparente, più splendente di un cristallo attraversato dai raggi del sole. A misura che si avvicinava, ne venivamo distinguendo i tratti, un giovane dai 14 ai 15 anni, di una grande bellezza. Eravamo sorpresi e quasi rapiti. Non dicevamo parola. Giunto vicino a noi disse: «Non abbiate paura, sono l'angelo della pace, pregate con me». E, inginocchiato a terra, curvò la fronte fino al suolo. Spinti da un moto soprannaturale, lo imitammo e ripetemmo le parole che gli udimmo pronunciare. «Dio mio, credo, adoro, spero e vi amo. Vi chiedo perdono per coloro che non credono, non adorano, non sperano e non vi amano». Dopo aver ripetuto questo tre volte, si alzò e disse: «Pregate così. I cuori di Gesù e di Maria sono attenti alla voce delle vostre suppliche». E scomparve. L'atmosfera soprannaturale che ci avvolse era tanto intensa che quasi non ci rendevamo conto per un lungo lasso di tempo della nostra stessa esistenza, restando nella posizione in cui ci aveva lasciato e ripetendo sempre la stessa preghiera. La presenza di Dio si sentiva così intensa e intima che non osavamo parlare neppure fra di noi. Il giorno seguente sentivamo lo spirito ancora avvolto in questa atmosfera, che andò scomparendo soltanto molto lentamente. Di questa apparizione nessuno pensò di parlarne né di raccomandarne il segreto. Essa lo impose da sé. Era così intima che non era facile pronunciare su di essa la minima parola. Ci fece anche, forse, maggiore impressione per il fatto che fu la prima manifestazione di questo tipo.